questi ultimi anni in Italia impazza una nuova passione, un vero e proprio hobby che riesce a mettere insieme risparmio economico ma anche genuinità nei prodotti. Allora sto parlando dell'orto in casa e oggi abbiamo qui con noi un ospite gradito di Campagna Amica e quindi della Coldiretti, Daniele Taffon. Ciao. Buongiorno Daniele, a tutti, benvenuti. Piacere. Ecco, tu sei stato ribattezzato personal trainer proprio dell'orto. Della zappa. Sì, perché aiuto le persone un po' a imparare l'arte del giardinaggio, dell'orticoltura e nel mercato del Circo Massimo di Campagna Amica, appunto al Circo Massimo, facciamo dei corsi proprio di giardinaggio, di orticoltura per le persone che vogliono apprendere quest'arte. È una vera e propria arte. Una vera e propria arte, sì, come ho detto prima, che si sta sviluppando tantissimo in Italia ma anche in America, perché conosciamo la First Lady, Obama. Lo sappiamo, abbiamo letto dai giornali, Michelle Obama, che è riuscita addirittura a realizzare un suo orto nella Casa Bianca. E certo, diciamo in quella scia si collocano tutte quelle persone più o meno importanti che però amano l'orticoltura, amano vedere le piante in casa, amano un balcone bello fiorito, insomma. Quindi ormai si può realizzare ovunque, tu ce l'insegni, quindi sul nostro balcone, sul terrazzo, in giardino, insomma ovunque si può fare un orto in casa. Quindi tu oggi ci spiegherai proprio l'ABC. L'ABC. Allora, da cosa iniziamo? Iniziamo dalla passione. Vabbè, quella non deve mancare, quella non indubbiamente. Deve mancare. Passione, pazienza e anche un po' di curiosità. Perché l'orto ci regala sempre delle scoperte nuove ogni giorno, dall'insetto che si posa sul nostro fiore al modo di cucinare determinate verdure, e quindi quello senz'altro è la cosa migliore. Poi lo spazio, dicevamo. Lo spazio, qualunque spazio va bene. Certamente, però. Poi a seconda certo della pianta che si vuole coltivare. Esatto. Allora iniziamo subito. Buongiorno, scusate. Antonio Giuliani. Buongiorno. Devo prendere un po' di rosmarino, posso? No, no, prego, io, fai come se fossi a casa no, tua. No, perché sono allo studio vicino, sono il vicino, l'inquilino. Ah, ma facendo la pianta. Ti serviva il rosmarino? Sì, il rosmarino, sono l'inquilino vicino, sto facendo un programma, si chiama Due Pomeriggio. Ah, Due Pomeriggio. E voi fate una mattina, arrivo subito. Vabbè, ok, grazie. Ciao Antonio. Non ci far caso, Daniele. No, no, no. Allora, iniziamo, anzi, continuiamo quindi a parlare di orto in casa. Allora, quindi, parlavamo di spazio. Adesso ci ha interrotto, non so più riprendere il filo. Ma lo spazio. Allora, se abbiamo degli spazi piccoli, dobbiamo naturalmente avere delle accortezze. Per cui possiamo fare degli orti verticali, per esempio. E se invece abbiamo degli spazi un po' più grandi, possiamo certamente avere una buona soddisfazione nel coltivare le nostre piante dentro un vaso, di terracotta è meglio. Se abbiamo il giardino, chiaramente là. Vabbè, lì è più semplice, lì ci possiamo sbizzarrire completamente con tutto. Allora iniziamo, mettiamoci all'opera. Allora, all'opera. Innanzitutto si prende un vaso. Sì. Ok? Ok. È importante mettere all'interno del vaso uno strato drenante. Questo che tu hai messo qui dentro. Esatto, perché le piante non amano avere le radici, diciamo, immerse nell'acqua. Mm-hmm. Quindi una buona umidità è sempre quello che ci vuole, ma mai un terreno. Perché non allagato. Bisogna, ecco, anche per quanto riguarda l'acqua, certo, mai eccedere. Esatto, e quindi mettiamo un po' di argilla espansa, sì, che ha questo calibro appunto. Quindi la mettiamo sul fondo del vaso. Esatto. E poi ci andrà la terra subito dopo. Esattamente, abbiamo fatto il nostro strato drenante e se mi passi la paletta. Eccola qua. Poi anche iniziare a mettere un po' di terra dentro il nostro vaso. E allora, mettiamo la terra quindi sopra l'argilla espansa. L'argilla che abbiamo messo prima. È evidente che il vaso va riempito non fino all'orlo, ma però almeno fino, diciamo, almeno, più della metà, esatto, del tre quarti, direi. Tre quarti. Chiaramente il terreno poi va a compattarsi, quindi è bene aggiungere ogni tanto, diciamo, far rabboccare un po' il vaso quando vediamo che il terreno e tende a scendere troppo. Rabboccare, cioè aggiungere ancora nuova terra. Questo vabbè, è un lo devo bilancio. Riempire tutto? Mentre sì. Sì, facciamo di sì. Intanto continuo. Ti faccio lavorare. Questo è un terriccio biologico, sì, che contiene tantissime proprietà nutritive e le piante prenderanno dal terreno le sostanze nutritive che gli servono per crescere. Ora, evidentemente. Senti, ma quello che stiamo facendo va bene anche per chi non ha il cosiddetto pollice verde? Lo facciamo venire il pollice verde. Lo facciamo venire, sì. Ecco, bravo. Lo facciamo venire il pollice verde, poi è evidente, se uno proprio dopo un po' si annoia, ha fatto la sua prova. Vabbè, come dicevi prima, ci vuole tanta passione, esatto, perché diventare dei bravi ortolani richiede anche questo, non è semplice. Esattamente. Allora. Allora, qui adesso quindi, possiamo anche. Dai, può andar bene, va siamo benissimo. Abbastanza soddisfatti. Il terreno deve essere riempito. Sempre umido.
sempre umido, mai allagato, per cui stiamo attenti infilando semplicemente un dito, sentendo se il terreno appunto ha una sua umidità. Ok, quindi allora una volta riempito adesso però bisogna piantarci allora, rosmarino. Esattamente, il rosmarino, una pianta aromatica, resistente, bella rustica, che permette di diciamo di crescere in tutte le situazioni. Allora noi ci spostiamo qui nell'orticello, sì. Daniele, eccolo qui, ce l'abbiamo a disposizione. Esatto. Quindi qui andrebbe bene anche su un balconcino. Qui possiamo fare un'operazione, ossia possiamo mettere un cavolfiore. Ma questo è il cavolfiore? Esatto, la piantina di cavolfiore che abbiamo preso nel nostro vivaio, la possiamo inserire all'interno della terra. Ma il cavolfiore poi non diventa esatto, enorme. Infatti in questo caso diciamo è soltanto dimostrativa la cosa. Chiaramente il cavolfiore poi cresce molto e quindi deve esserci una bella distanza tra una pianta e l'altra. Ecco, anche questo è importante, quindi le distanze. Esatto, 20 centimetri per le piante che crescono un po' meno e anche 30-40 per quelle che invece crescono un po' di più. E evidentemente non va coperto il colletto, altrimenti la pianta rischia di soffocare e quindi il terreno deve aderire perfettamente alla zolletta di terra che noi abbiamo preso dal nostro recipiente acquistato nel vivaio. Queste qui bianche sono le radici. Queste sono tutte le radici che non vanno toccate perché altrimenti la pianta muore. Allora, se sono troppo cresciute possiamo anche tagliarle. Possiamo anche tagliarle e mettere poi la zolletta nel terreno. E si sa quale tagliare. Ancora, Antonio, scusa, No, perché ho preso... No, bravo, il cavolfiore. Ho preso il rosmarino prima, perché stavo cucinando... Ma che cosa stai cucinando? Il pollo alla cacciatora. Solo che abbiamo sentito uno sparo, si è ucciso il pollo. E prendo questo. Col cavolfiore faccio un'altra cosa. Grazie, scusate. Prego. Arrivo! No, vabbè. Fa come se fosse a casa sua. No, mi sta portando via tutte le piante. Sì, appunto, è noi che piantiamo qui, basta, è finito il lavoro. Allora, abbiamo piantato quindi il cavolfiore e ci hai spiegato che le distanze sono fondamentali perché poi il cavolfiore, conosciamo la pianta e diventa grande. Le radici tagliate se sono troppe. Quindi le radici si possono tagliare e non succede niente alla piantina. Non succede niente, anzi, facciamo un favore. Perché, addirittura? Certo. Facciamo un favore? Diciamo che io succede... invece pensavo che toccandole la pianta perdesse... Succede meno spesso con le piante orticole, molto di più con le aromatiche, con il rosmarino in particolare, quindi diciamo in questo caso la lasciamo così. Però un rosmarino che rimane troppo nel suo vaso, dove è cresciuto, chiaramente tende a sviluppare molto le radici e quindi vanno... Vanno un po' potate. Allora, questa la rimettiamo qui perché Daniele, adesso raggiungiamo un'altra nostra ospite, Maria De Biase, che in realtà lei l'orto non l'ha realizzato in casa, ma l'ha portato nelle scuole. Allora, la raggiungiamo subito perché la voglio presentare. Prego, vieni con me, Daniele. Ciao, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Ciao, buongiorno Maria. Allora, tu questo orto quindi l'hai portato nelle scuole per insegnare proprio ai bambini quest'arte, ma anche per aiutare loro a mangiare in modo più genuino, più corretto, più sano. Sì. Come ti è venuta questa idea? Beh, io appartiene un po' alla mia storia, perché io vengo da Marano, che è una zona a nord di Napoli di grande degrado umano, ambientale, la terra dei fuochi, per cui mi sono trasferita nel Cilento e come primo passaggio ho pensato che bisognava tutelare la bellezza ambientale e insegnare un nuovo modo di essere persone, cittadini, alle nuove generazioni. Soprattutto quindi, a loro, certo, bisogna iniziare quindi, dai più piccini. Esattamente, io comincio dalla scuola dell'infanzia, facciamo nella compostaggio. Nella scuola di Teodoro Gazza è iniziato. Fino all'anno scorso, fino a Teodoro all'anno Gazza, scorso. Quest'anno sono in un'altra scuola che è Poligastro. Hai cambiato scuola, però ho iniziato, hai portato questa bellissima novità questa scuola, quindi i bambini immagino come hanno accolto questa nuova idea. Ma guardi che i bambini sono fantastici, i bambini accolgono sempre bene le novità. Le tue colleghe? Le mie colleghe dirigenti mi hanno appioppato un appellativo molto simpatico che io ora utilizzo sempre. Qual è? Mi chiamano la preside Terra Terra. Invece i docenti, passata una perplessità iniziale, diciamo, ora sono delle persone formate, bravissime. Io spero di riaverla questa scuola come reggenza, perché c'è un gruppo fantastico di docenti capaci che potrebbero insegnarlo a tante altre scuole, quello che sanno fare. Certo, e poi voi siete diventati famosi anche con l'Eco Merenda. Sì, l'Eco Merenda è cominciato come un gioco, perché noi abbiamo abolito le merendine
Quindi tutto ciò che fa male. Tutto il cibo spazzatura dedicato ai bambini, ormai è risaputo che è tutta spazzatura. Perché poi portare del cibo genuino, quindi anche i prodotti dell'orto ai bambini, è difficile. Sì. Perché loro amano di più magari le merendine oppure i dolci. Per questo che bisogna cominciare presto. Invece sei riuscita a l'educazione al gusto, l'educazione alimentare. E poi mettere in testa ai genitori che è vero che è più semplice ficcare una merendina nello zaino, ma quanta magia c'è in una fetta di pane olio, in una fetta di pane e broccoli dell'orto della scuola che i bambini hanno coltivato con le loro mani. Quindi noi le nostre merende sono tutte così. Attività che ci auguriamo quindi si espanda un po' ovunque. Io credo che noi abbiamo il dovere come scuola di puntare su questo. È proprio, credo che sia un'emergenza importante della scuola italiana, di insegnare questo. È vero, è verissimo. Sì. E tu ci stai riuscendo veramente alla grande. Grazie. Maria. Daniele, ecco, allora, ritornando quindi al nostro piccolo orticello che abbiamo prima spiegato velocemente, ma qualche altro utile consiglio a chi ci ascolta? Di non arrendersi alle prime difficoltà, ovviamente, e poi... Perché all'inizio comunque, dai, per chi non ha il pollice verde è difficile. Sì, anche se adesso, diciamo, su internet si trovano tanti consigli, anche nelle biblioteche, nelle librerie si trovano tanti libri dedicati a questo argomento. Però le prime piantine che tu consigli di mettere in casa... Le aromatiche, sicuramente. Sono quelle, quindi il classico rosmarino, il basilico... Timo, prezzemolo, dipende dalla stagione, ovviamente. Certo, E poi partire con delle insalate e poi andando avanti anche pomodori, melanzane, dipende. Quindi poi ingrandirsi piano piano. Esatto, e poi noi facciamo appunto dei corsi di orticoltura nei nostri mercati, in particolare a Roma al Circo Massimo. Chi è di Roma e vuole venire? Quindi per chi volesse. Per chi volesse, ecco, basta informarsi insomma sul sito www.campagnamica.it. E allora grazie mille a Daniele Taffon e a Maria De Biase, complimenti ancora per questa bella iniziativa, questa bella idea. Adesso l'avete visto prima, Antonio Giuliani, e adesso lo raggiungo.